senza maschera che fa. Buongiorno a tutti i nostri concittadini e buongiorno a tutti gli amici di San Severo, siamo noi. Salutiamo anche tutti gli amici sanseverisi che sono sia in Italia che in giro per il mondo. Oggi ci troviamo in via San Marco, precisamente in via San Marco, in una contrada e come ben vedete stiamo affrontando il problema dei rifiuti. Abbiamo fatto nei giorni passati delle iniziative di pulizia volontaria nella città e adesso stiamo documentando come questo problema sia molto più vasto nelle periferie, nelle campagne sanseverine. Adesso documenteremo il tutto. Qua siamo all'inizio di dove stiamo documentando. Una discarica a cielo aperto, come ben vedete, cammineremo e vi faremo vedere in che condizioni è questa zona, ma non è l'unica nelle campagne sanseverese, anzi, gran parte delle campagne sanseverese stanno subendo questo grande problema. Ovviamente il problema è soprattutto quando piove, perché tutto poi si riversa nelle campagne dei nostri agricoltori. Ci sono rifiuti di ogni genere, c'è anche amianto, Eternit. Qua abbiamo la bellezza delle nostre campagne. Ci sono anche altri membri di San Severo, siamo noi, Domenico, Antonio e anche Ciro. Da un lato abbiamo la bellezza delle campagne sanseverisi, mentre da quest'altro abbiamo questo scempio, tutto bruciato, è stato anche acceso tutto. Il fatto che più andiamo avanti, e più peggiora, giustamente. Qua anche acceso tutto. Ricordiamo che non solo qui, ma gran parte delle periferie sanseverisi stanno subendo questo problema. Problema ovviamente che non esiste da oggi, ma da anni. Amministrazione, sappiamo che sta combattendo questo gran problema anche con iniziative, cooperazione con i vigili urbani. E qui iniziano tutti quanti scarti e pezzi di macchine di officina. Allora, abbiamo camminato già credo per un 200 metri e come vedete non si arresta, anzi. Figurati.
frigoriferi, materassi, pezzi autoricambi per macchine, c'è di tutto. E pensare che solo qui c'è la bellezza, la ricchezza del nostro territorio. C'è di tutto. Qua una vera officina. Nei prossimi giorni inoltreremo la richiesta di sgombero e di bonifica di questa zona. Ovviamente non sarà una cosa che verrà fatta il giorno dopo, il giorno stesso, però ci auguriamo che venga presa in considerazione e si ridia vita a questa zona. Sacchetti di cemento. Sacchetti di cemento, ruote, pezzi di macchine. Ecco, invece ci spostiamo nella zona sala giochi bar. Come stiamo vedendo, sono suddivisi. Qua c'è la zona bar sala giochi, qualcuno ha scaricato un'intera attività commerciale. Lì avevamo i pezzi di cambi per auto, più avanti gli arredamenti. Abbiamo camminato credo per 300-400 metri e ovviamente la situazione è sempre uguale. Qui ci troviamo in via San Marco precisamente. 272. Bene, signori, che dirvi? Sono veramente indignato perché, insomma, mi rivolgo agli autori di tutta questa porcheria, se siete normali, perché inquinate la nostra terra. L'olio che qui viene prodotto, perché abbiamo gli oliveti, l'olio quando noi lo andiamo a bere poi, naturalmente lo utilizziamo per il nostro mangiare quotidiano. Viene inquinato da tutto ciò, cioè le gomme, le ruote, se piove, si sciolgono naturalmente perché poi nel corso degli anni e va nella terra e naturalmente la terra poi, insomma, alimenta gli alberi. Cioè, ditemi voi se è normale, ci sono addirittura gli scarichi delle officine, presente materiale edile, materiale di Eternit, cioè un materiale veramente tossico, altamente tumorale. Io ringrazio l'amministrazione comunale e soprattutto l'assessorato all'ambiente che ci stanno dando veramente una mano per cambiare la questione della sporcizia dentro la nostra San Severo, perché purtroppo non solo il centro di San Severo, come abbiamo pulito l'altro ieri, Largo Sanità, ma anche qui le periferie delle nostre campagne, proprio dove viene prodotto il nostro mangiare, dove vengono prodotti i nostri alimenti. È una questione veramente indescrivibile, io sono veramente arrabbiato e indignato. Saluto tutte le persone. Come ben vedete, questo è il pensiero di un ragazzo di soli 16 anni che la mattina insieme ad altri ragazzi fa iniziative e manda messaggi ben chiari e precisi a queste persone. Questo è il pensiero di un ragazzo di 16 anni. Io non so come una persona invece adulta possa aver creato tutto questo squallore. Che dirvi? Ci riaggiorneremo, presto pubblicheremo anche la nostra richiesta di pulizia, di sgombero, di bonifica di quest'area e nei prossimi giorni saremo anche con altre iniziative e anche in altre zone per documentare tutto questo squallore. Da San Severo siamo noi, è tutto. Auguriamo a tutti i nostri concittadini e a tutti gli amici di San Severo siamo noi una buona giornata.